Bene, allora buongiorno a tutti e buona domenica. Anche quest'anno, in occasione dei mercatini di Natale, abbiamo voluto conoscere e ringraziare coloro che si sono distinti per il servizio alla nostra comunità e per l'impegno per lo studio. A tutti i volontari vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine per quello che fate e vi garantisco che i vostri sforzi, il vostro duro lavoro non passa inosservato. Il vostro contributo è fondamentale per la crescita e lo sviluppo e il progresso del nostro paese e le vostre azioni di vero altruismo vi garantisco che fanno la differenza e spesso vanno oltre a quello che potete vedere. I vostri sforzi sono davvero, oltre che molto apprezzati, importanti perché fanno la differenza nel nostro paese. E quindi a tutti voi che siete i guardiani del bene comune vorrei dire grazie a nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Gottolengo, quindi a voi un grandissimo applauso. E visto che c'è il Black Friday, il secondo è gratuito, quindi ancora un grande applauso. E invece i nostri studenti meritevoli dove sono? Alzate la mano. Alzate bene la mano e vi vediamo. Vai Carlo. Carlo Bileghi, lei no. A voi vorrei dire che siamo molto orgogliosi di voi. Voi non rappresentate solo il futuro della nostra comunità, ma ne siete un esempio concreto. Ci insegnate che l'età non è un limite alla conoscenza e che con l'impegno e la dedizione e il duro lavoro si possono raggiungere traguardi davvero importanti. Quindi a voi davvero un grandissimo applauso ancora una volta. Vi esorto quindi a proseguire in questa direzione. E continuate a fare domande, a cercare risposte, a sfidare lo status quo. Continuate a crescere, a apprendere e a sognare. Il vostro viaggio è appena iniziato e noi siamo entusiasti di farne parte. I giovani come voi ci dimostrano che il nostro sistema educativo funziona e che noi come comunità stiamo investendo nel modo giusto e nel posto giusto. Quindi il vostro risultato è in parte anche la nostra soddisfazione, il nostro risultato, quindi a voi davvero le più vive congratulazioni e tra poco vi conosceremo, quindi buona domenica a tutti. Lascio la parola a Giulia Salvini. Grazie. Buongiorno innanzitutto, grazie di essere presenti in questo momento. Volevo prima spendere due parole perché sentiamo spesso parlare della generazione Z, dei nostri adolescenti, come un gruppo di ragazzi con una crisi di valori senza obiettivi, passioni o educazione. Bisognerebbe ricordare con forza e credo con anche un po' di coraggio che una delle più grandi sfide di oggi sia proprio quella educativa. Tutto il discorso sull'emergenza educativa transita, per forza di cose, sul senso significativo che si vuole dare a questo termine, educazione. Stando al significato etimologico di educare, che significa tirare fuori, trarre, occorre essere d'accordo sul fatto che educare è formare una vita di ricerca della verità. Purtroppo nel contesto contemporaneo il vero senso dell'educazione è un po' appannato. Si confonde l'educazione con il semplice apprendimento di nozioni. Si valuta l'importanza di una buona educazione e istruzione unicamente o prevalentemente per i benefici economici e materiali che forse un giorno questa apporterà. Credo che si sia persa di vista la sostanza più vera e profonda dell'educazione, formare uomini e donne, le nuove generazioni, al vero, al giusto e al bello. Una buona educazione non si misura certamente né con i voti né con il numero di titoli di studio conseguiti. È un fondamento di garanzia di libertà, di umanità e di pace, dunque certamente di felicità. Io sono spesso a contatto con bambini e ragazzi, per lavoro, con lo sport, con i centri estivi, in oratorio. E fortunatamente mi sento di sottolineare invece il lato positivo di questa generazione Z. Qui, nella nostra realtà, ho conosciuto e conosco tanti adolescenti che hanno qualcosa da dire, che dimostrano di impegnarsi per un obiettivo non solo scolastico, per provare a costruirsi un futuro partendo dall'educazione scolastica. Mi fa molto piacere essere qui stamattina insieme all'amministrazione comunale a consegnare ai ragazzi queste borse di studio per merito, con l'augurio che non perdano mai di vista il fine ultimo del loro percorso scolastico.
con l'aiuto dei miei collaboratori adesso chiameremo sul palco questi ragazzi. Sì, ma magari parliamo un po' della lunga. Grazie Valletto. Allora, Albertini Giorgia, Baranzelli Matteo, Baselli Rita. Mettiamo un po' la voce. Complimenti. Cappelloni Benedetta, Bonarigo Matteo, De Masi Francesca e Donelli Clotilde. Complimenti, un altro applauso. Fontana Giulia, Fontana Miriam, Gatta Martina e Caprotti Davide. Geroldi Maria Pia, Giuliani Lucia, Kaur Pravjot, Kaur Sukhdrit. Manuini, Matilde Lavinia, Mora Alessia, Mori Thomas, Pazienza Alice. Piccinelli Andrea, Poles Daniele, Rubens Christian e Singer Amantri. Sormani Federico, Tedeschi Enrico. Tomasini Francesca, Tomasoni Bianca Maria e Tomasoni Elisa.
Venturini Emma e Zanasi Zaccaria. Anche quest'anno c'è una borsa di studio particolare dedicata al nostro concittadino Silvano Galli e per questo vorrei chiamare sul palco Luigina. In quest'epoca dove molto è lasciato alle macchine e probabilmente ancora di più lo sarà negli anni a venire con l'avvento della cosiddetta intelligenza artificiale, è molto importante che alcuni giovani sentano il bisogno di affinare con lo studio le loro capacità manuali. Abbiamo bisogno di gente in grado di utilizzare la propria intelligenza e le proprie mani per far funzionare il mondo. A questi giovani vogliamo dare un piccolo segno di riconoscenza in memoria di chi credeva molto nell'intelligenza delle mani. Per questo chiamerei sul palco Faglia Giuseppe e Pini Michele. Lascio ora la parola all'assessore Linda Biglietti. Buongiorno a tutti. Nella giornata di oggi desideriamo ringraziare le diverse associazioni e i tanti volontari che operano a Bottolengo. Il volontariato è una straordinaria energia che aiuta la comunità ad affrontare le sfide e le difficoltà quotidiane. Il volontariato rafforza i legami tra le persone, è vicino a chi si trova nel bisogno, riduce le differenze sociali e promuove l'accoglienza e la sostenibilità. Il volontario è colui il quale non si limita a prestare gratuitamente la propria attività, ma fonda i suoi gesti e le sue azioni sullo spirito di gratuità nell'incontro con l'altro, senza attendere una richiesta di aiuto che molte volte per timidezza o pudore le persone nascondono. Non per un interesse materiale si muove infatti il volontario, ma per un sincero spirito civico, per partecipazione attiva. Sia che si operi come singoli, oppure in specifiche associazioni, i volontari rappresentano per i bambini, gli anziani, le persone in difficoltà, una luce di speranza e di supporto, di contrasto e aiuto alla solitudine. Essere volontario o fare volontariato in un'associazione può contribuire ad aumentare una consapevolezza civica attraverso azioni singole e in gruppo in maniera spontanea o organizzata. Il Comune di Bottolengo ha nelle sue diverse associazioni e nei volontari degli alleati importanti nell'affrontare i cambiamenti e le sfide necessarie per sostenere e migliorare la nostra comunità. Ecco allora un piccolo gesto di riconoscimento, di ringraziamento e di augurio di Buon Natale alle diverse associazioni e volontari di Bottolengo. Insieme al dolce pensiero vi verrà consegnata una poesia dal titolo Valore di un sorriso. Questa poesia, che ho letto per la prima volta appesa in un reparto ospedaliero, racchiude in sé il significato del donare. Donare come sanno fare le persone che operano nel volontariato per il bene del prossimo. Grazie. Quindi chiamerei adesso sul palco le diverse associazioni che operano nel nostro paese. Iniziamo con le memorie storiche. A respirare è Luigina. Ho visto che è entrato Don Arturo, quindi se vuole raggiungerci sul palco.
Chiamiamo la Proloco. Buongiorno, don Arturo. Proloco arriva. Fabio. Aci Calcio. Quindi è capo. APS Redone. Chiamiamo sulla AID Rosa. Chiamiamo anche gli alpini, quindi Battista Boldrini, che lo vedo, raggiungici sul palco, insieme anche ai combattenti reduci Bettoni Roberto, che l'ho visto. Combattenti e reduci alpini assieme, eh? Alla foto, ok. Questi giovani vogliono entrare nel gruppo degli amici dell'arte, è vero, perché siete pochi, però fate tanto per il nostro paese. Chiamiamo l'Avis e l'Aido. Commercianti, Francesca Vignetti.
genitori felici a piccoli passi. E chiamiamo anche l'arcobaleno di Nicole. Chiamiamo il cacciatore. Protezione civile. Entro che arriva con la sua squadra. Del paese. Amici del teatro, devo spostarmi perché adesso ci saranno un po' di persone che saliranno su questo palco. Chiamiamo sul palco i componenti volontari dell'associazione Impegno Cultura e Sport Anziani. Sono tanti, quindi adesso li chiamerò uno per uno. Partiamo da... Partiamo da presidente Battista Bene, Battista Barbieri. E poi Tista, vieni qua vicino a me che chiamiamo insieme i vari. Allora, Bertoletti Giovanni, Bettoni Roberto, Biazzi Andrea, Biazzi Franca, Biazzi Fiorella, Vignetti Giuseppina, Vignotti Giuseppe, Binali Mara, Bonazzoli Pierluigi, Bonazzoli Franco, Bozzi Ren, quindi torna sul palco, Cappelloni Franco, Capuzzi Giuseppe, Cosio Luigi, Cresceri Luciano, Crotti Annita, Davorio Gianpietro,
Diomede Luciano, Ferrari Olimpia, Folli Giacomo, Galli Giacomino, Gatti Raffaele, Moraschetti Franco, Morbini Elisa, Panzera Antonia, Pietropoli Sergio, Ilenghi Giancarlo, Rizzo Caterina, Rossi Giambattista, Zacco Franco, Zangarini Mariangela. Tanto che salvo, Battista, ti lascio la parola. Io dico solo due parole per ringraziare l'amministrazione comunale che ci sta seguendo nel nostro percorso di volontariato. Ringrazio tutta l'amministrazione, ringrazio i volontari, che senza di loro anche il mio compito sarebbe un momentino più difficile. Per questo vi ringrazio di cuore a tutti. Quelli che fanno i vigili, quelli che trasportano le persone, quelli di vita alla ginnastica e quelli, non vorrei tralasciare nessuno, quelli che portano i pasti e niente, questo li ringrazio tutti di cuore assieme all'amministrazione comunale. Grazie a Linda per l'appoggio che ci sta dando. Io poi prima ho detto a Battista, li definisco questi, gli anziani e il gruppo azzurro, ma questa è una mia definizione, e invece chiamiamo sul palco sempre facenti parte dell'associazione Impegno Cultura e Sport Anziani quelli che io Battista ho definito volontari rosa, perché li ho visti con la casacchina rosa quando le vedo in opera, e quindi chiamerei sul palco, chiamo Greta, si libera un attimo. Questa è una parte di volontari che lavorano, è un ramo della nostra associazione che si sta espandendo anche alla casa di riposo. E per questo va un ringraziamento anche alle signore che si adoperano per questo, per tutto quello che fanno alla casa di riposo. Quindi, chiamiamo sul palco Minzani Ornella, Rizzotto Giuseppino, Isario Nadia, Zacco Manuela, Doninelli Carla, Pietro Poli Anna Maria, Lisario Mirella, Boffelli Maria e Bianchi Fernando. Cogliamo l'occasione, signor Presidente, Andrea, prego. Vedo che anche c'è il consigliere Vescovi, Don Arturo, che è un membro anch'esso del CDA. Presidente, Andrea, tutto fare anche in questa sede. Lascio a te un breve saluto rivolto a queste volontarie. Sappiamo che abbiamo iniziato in altra sede, in altro ruolo, in altra figura e funzione, un importante impegno sulla Fondazione Cami Alberini, quindi la nostra casa di riposo, e abbiamo scoperto, nonostante anche i tanti anni di impegno pubblico, che c'è del lavoro sommerso di volontariato a Rottorengo. E quindi con questo piccolo segnale vogliamo darvi un grazie, perché custodite uno degli ambienti più importanti del nostro comune, che non è solo la nostra memoria, ma sono i nostri anziani, che sono persone che fanno tuttora parte della nostra comunità, e anche se probabilmente non li vediamo transitare per la piazza o altrove, hanno tanti pensieri che rivolgono ancora a noi, che ci supportano. Quindi vi facciamo un grande applauso di ringraziamento. Lascio a Presidente Luciani un pensiero, ringraziando anch'esso con tutto il Consiglio dell'importante lavoro in corso che stanno svolgendo.
Grazie Giacomo. La RSA Cami Alberini è una realtà fondamentale per la comunità di Gottolengo. Io mi sono entrato da poco, mi sento, lo dico in senso positivo, l'ultima ruota del carro. Cosa vuol dire? Sono l'ultimo arrivato e ho scoperto questa realtà del volontariato, perché come diceva giustamente il sindaco, volontariato non è una parola, la campata per aria. Sono persone che ci mettono del tempo, delle energie, ed è una cosa, io direi, commovente. È un ambiente meraviglioso, un ambiente che chiede di riaprirsi, si dice riaprirsi al territorio. Cosa vuol dire riaprirsi al territorio? Vuol dire avere contatti col tuo paese, dopo tutto quello che è successo non lo voglio nemmeno ricordare. Quindi parte mia conta poco, ma soprattutto a parte tutto ci dà, e sono sicuro da parte del cuore di ogni singolo nonno della casa di riposo, grazie, grazie. Delle diverse associazioni di volontariato. Adesso vorremmo premiare alcune persone o in alcuni casi anche dopo famiglie che si sono distinte in quest'anno per alcuni gesti, okay, nell'ambito del sociale. La prima persona è Luigi Cè. Luigi è il nostro custode del teatro, ma è anche la persona che filma, che ci documenta un po' la vita del paese, ed è sempre disponibile per noi. Quindi grazie di cuore a Luigi. Adesso chiamiamo sul palco un ragazzino, Rizzi Giovanni. Cosa c'entra Giovanni quest'oggi? Una domanda. A pagella? Non c'è? Allora, perché qui Giovanni? Perché qualche mese fa il suo caro zio Matteo mi dice: ma sai cosa è successo? Che Giovanni ha fatto un intervento di pronto soccorso e di ausilio al papà che è caduto in bicicletta, pazzesco. Nonno, scusa. Vabbè, è qui, venga, venga, dimostri che stia bene, venga. Qui c'è il soccorritore, il soccorso, chiudiamo a modi, c'è posta per te, tutto nel migliore dei modi. Quindi abbiamo deciso come giunta, ma oltre che il merito scolastico, proseguiamo anche in questa giornata nel dar menzione del premio extrascolastico, del merito extrascolastico. E quindi battuta a parte, il nonno, che... stai bene? Perfetto. Ha avuto un piccolo, ma non troppo banale, sinistro in bicicletta, ha perso i sensi ed era col suo famigerato nipote Giovanni, il quale non ha esitato a chiamare i soccorsi, ad intervenire, a presidiare, e si è distinto per una capacità di pronto intervento degna di nota. Quindi oggi lo ringraziamo non solo perché è qua col nonno, ma perché dimostra a tutti i nostri giovani che si può intervenire, si deve intervenire. E quindi tanto di cappello. Complimenti Giovanni. E adesso chiamiamo sul palco una famiglia. La famiglia Pini. Prego, venite. La famiglia Pini. Stefano, qui presente. Allora, sono una famiglia che veramente...
anche personalmente li devo ringraziare perché ci sono sempre vicino ai servizi sociali, alla parte della quale io mi occupo, e in quest'anno in particolare hanno dimostrato, senza se, senza ma, senza pensarci due volte, ad essere un aiuto per noi, e questo lo dico, sono un po' emozionata, ma perché sappiamo tutti quanto è stato importante il vostro aiuto per noi, e credetemi, confrontandoci anche, mi sono confrontata anche con altri comuni, con altre realtà, famiglie come la vostra ce ne sono veramente poche. Quindi io vi ringrazio tanto per tutto quello che avete fatto e che farete sempre per la nostra comunità e per i nostri ragazzi. Grazie. E adesso l'ultimo panettone va al nostro Don Arturo, prego. Quindi lascio la parola a Don Arturo adesso. Viene un bel contrappeso, no? Giusto? Va bene, allora cosa succede questa mattina a Bottolengo e anche nel pomeriggio? Quindi le parole, gli applausi, i sorrisi, i doni, la gioia di essere insieme, racconta un'espressione molto bella, dal punto di vista umano ma anche cristiano, la riconoscenza. È tutta una esperienza, no, di vita vissuta che viene sempre più esaltata e nobilitata attraverso un servizio, direi, quotidiano che non lesina sofferenze, disagi, se o ma è sempre pronta a rispondere a quelle necessità che davvero rendono il nostro paese, come sognava il nostro grande conterraneo, il Santo Papa Paolo VI, espressione bella della civiltà dell'amore. Tra l'altro oggi la Chiesa è in grande festa, no? Onora il suo Signore come Re dell'universo. E nel Vangelo, l'Evangelista Matteo ci ha ricordato il senso ultimo della vita. Noi saremo giudicati semplicemente sulla qualità di amore che avremo immesso nelle nostre opere, nelle nostre relazioni, non altro. Tutto svanirà nel tempo, ma ciò che rimarrà è la qualità del dono di noi stessi agli altri, incominciando dai più piccoli, dai più deboli, dai più emarginati. E qui abbiamo davvero una cifra alta di come la sensibilità di Bottolengo viene sempre coltivata perché sia una espressione cordiale, sincera, gratuita, disinteressata del valore dell'altro. Ecco, una prossimità che viene sempre messa al primo posto. Quindi stiamo tranquilli, siamo contenti per questo momento anche di riconoscenza reciproca, ma non dimentichiamo mai che ci sarà un altro che un giorno intensificherà un grazie che durerà per sempre, per la gioia di tutti. Grazie. Adesso un premio particolare che va a tutti i gottolenghesi che hanno partecipato domenica 1 ottobre alla prima edizione di Gottolengo in Rosa. Una giornata di beneficenza e di prevenzione del tumore al seno. Un grande lavoro di collaborazione e volontariato da parte di molte persone e realtà del territorio, aziende, associazioni, asili, e oggi qui vedo molti di loro presenti, che hanno dato il loro contributo per la realizzazione della giornata. Abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza a tutte le donne che quotidianamente combattono la loro battaglia contro il tumore al seno e alle loro famiglie. Durante l'intera giornata le donne di Bottolengo hanno potuto usufruire della disponibilità della dottoressa Bianchi per effettuare dei colloqui di prevenzione gratuiti. Il ricavato della Bottolengo in Rosa sarà oggi donato ad ESA, organizzazione impegnata nella prevenzione del tumore al seno.
Chiamerei quindi sul palco però le realtà che con me hanno collaborato sin dall'inizio, quindi credetemi, sono stati tanti e tanti mesi di lavoro, di impegno, di sacrifici, però alla fine abbiamo portato a casa un risultato, mi sembra, abbastanza importante. Quindi chiamerei sul palco la Presidente dei Commercianti, Francesca Vignetti, i rappresentanti della Proloco, se c'è Giulia o Francesca in sala, grazie. E io le gradirei tutte e due, dai Francesca, vieni. Ok? E le Serate Rosa. E adesso... Perfetto. Oh, bene. E adesso chiamiamo sul palco la dottoressa Anna Bianchi, la presidente di ESA, la dottoressa Anna Capuzzi Beltrami, la dottoressa Simoncini, Cecilia Padovani, socia fondatrice di ESA. Prego. Anche la signora Carla, sì, l'ho vista, eccola. Anna, ti lascio a te la parola. Buongiorno a tutti, sono Anna, sono la presidente di ESA, sono molto emozionata perché ho visto in questo paese la voglia di fare, di lavorare per le associazioni come la nostra. Mi sento un po' di Gottolengo anch'io e quindi spero insieme a Linda che non sia la prima corsa rosa, ma ce ne siano tante altre. Devo ringraziare tutto il comune di Gottolengo, i commercianti, Linda in particolare che è stata al nostro fianco per diversi mesi per organizzare tutto questo e le dottoresse che sempre ci seguono in queste manifestazioni e tutta la popolazione di Gottolengo. Grazie mille e all'anno prossimo. Scusate, mi sono dimenticato una cosa importante. Questo assegno servirà per continuare il progetto Familiarità, che è un progetto che l'associazione porta avanti da molti anni. Le donne che hanno familiarità con tumore alla mammella, iscrivendosi alla nostra associazione, potranno usufruire di controlli senologici gratuiti per tutto l'anno. Quindi se ci fosse qualcuno che desidera fare dei controlli, ci contatti senza nessun problema. Grazie. Io mi dimentico sempre perché non mi scrivo mai niente, devo ringraziare l'oratorio perché ci ha donato una cifra direi considerevole e poi ci ha anche preparato uno spirito buonissimo e quindi questo ha coronato tutta la giornata della Corsa Rosa. Grazie Don Nicola. Don Nicola, se vuoi raggiungerci sul palco. Allora buona giornata a tutti e buoni mercatini di Natale a tutti, grazie ancora.